Milano un giorno aperto domenica 1 ottobre, in cui vaccinare circa 4.000 lombardi appartenenti alle fragili categorie, e in gran parte sovrapposte, che hanno diritto a liberi antiflu e anticovidi. Il mio riferimento annuale, differenza del vaccino antinfluenzale disponibile per coloro che lo desiderano una commissione e iniettabili per un paio d'anni anche direttamente in farmacia. È attualmente impossibile da ottenere in Italia a coloro che non appartengono alle categorie cui sono offerti dalla Seduta della Salute. La scoperta di Brescia il giorno in cui Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana Virologi, annuncia il laboratorio microbiologia Brescia Tessivil Spedali che dirige è isolato. Per prima volta in Italia. Variante BA 2.86 della SARS-CoV-2 nota ai network come Pirola. Regione annuncia il modo per campagna vaccinazione autunnale. È rivolta alla popolazione agile. Magazzini pronti aspettando comunicare in dettaglio nei prossimi giorni tutte le informazioni su metodi prenotazione, amministrazione e indicazioni. Palazzo Lombardia ha pubblicato il calendario, spiegando che ha già 1,2 milioni dosi antiflu in magazzino. Circa la metà della metà milionaria è opzionale quest'anno. Il calendario 1 ottobre giorno di apertura. 2 ottobre iniziare le vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza, pazienti cronici e per gli ospiti di RSA. RSD Socio El Tudo. 9 ottobre avvia vaccinazioni con medici di medicina generale pediatri di aderismo a scelta libera. Per le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione è offerta gratuitamente. 16 ottobre inizia vaccinazioni presso le farmacie partecipanti per categorie a cui è raccomandata e offerta la vaccinazione gratuitamente. 23 ottobre iniziare le vaccinazioni nei centri di vaccinazione case della comunità locale per le categorie a cui è raccomandata e offerta la vaccinazione gratuita. Due vaccini insieme Pfizer e Kraken Variant in Lombardia, c'è l'arrivo di circa 800.000 degli ultimi vaccini Pfizer. Le prime dosi dovrebbero essere ricevute dalle farmacie ospedaliere designate domani 97.920 per adulti, 9.600 pediatrici da 5 a 11 anni e 4.800 per la banda di 6 mesi.